Corona 1 prima. Ho scelto questa scuola perché mi piace la fotografia e questa mia passione è iniziata quando mia madre mi portava al mare e faceva fotografie dappertutto. Durante una gita in Spagna alle medie. In terza media scattando qualche fotografia con il telefono. E diciamo che pian piano quando sono cresciuta io è cresciuta anche la mia passione. In seconda media ho scoperto dell'esistenza di questo istituto. Non sapevo bene cosa volessi studiare o cosa volessi fare, ma mi sono interessata a questa scuola perché ne avevo sentito parlare e la fotografia mi interessava. Inizialmente volevo andare a fare il liceo artistico a Busto, ma poi un'amica di mia madre mi parlò di questa scuola e allora sono venuta a vederla. Ma inizialmente sono andata a vedere un'altra scuola a Milano, però non mi ha soddisfatto per niente. Volevo fare qualcosa che mi riportasse comunque alla fotografia e questa scuola era la mia prima scelta. Per me la fotografia è un modo di esprimermi, con essa esprimo i miei sentimenti. Per me è un modo di esprimersi e di dimostrare i propri sentimenti come se fosse un'arte. Per me comunque la fotografia è un'arte, comunque bisogna capirla e non studiarla. E nel mio futuro vorrei entrare in polizia scientifica come fotografa. Penso che questa scuola non mi porterà a un lavoro effettivo, ma spero di poterla tenere come passione, perché in realtà le mie intenzioni sarebbero di andare alla facoltà di medicina e specializzarmi in psichiatria. Però spero che, come ho già detto, questa passione non mi lasci e di continuare a fare la fotografa almeno per hobby. Spero di riuscire a lavorare nel settore della fotografia. Se non sarà così, porterò avanti questa passione come hobby. La fotografia è una mia passione e spero che un domani sia il mio futuro lavoro. Ciò che vorrei ottenere nel mio futuro sarebbe aprire un piccolo studio, o per meglio dire un laboratorio, dove realizzare tutti i miei ritratti e acquistare dell'attrezzatura molto più professionale di quella che possiedo adesso.